Allora, sulla resistenza d'uscita conviene fare una considerazione che ci aiuta un po' a fare il calcolo. Allora, la definizione l'abbiamo vista insieme l'altra volta. Io posso immaginare una situazione di questo tipo: metto un generatore in ingresso, la resistenza d'uscita è la resistenza che vede un generatore posto in uscita, quindi io dovrei mettere per esempio in uscita un generatore di tensione di prova, spegnere il generatore VS, in generale tutti gli eventuali generatori indipendenti, misurare l'IP e fare il rapporto. Questo chiaramente vale se devo fare la misura, se devo fare il calcolo. Quindi per definizione la Rout è la resistenza si ottiene facendo il rapporto VP su IP con tutti i generatori indipendenti spenti. I generatori indipendenti spenti. Quindi in pratica questo vuol dire che è la resistenza di Thevenin, no? È esattamente la stessa definizione. Quindi io in pratica sto dicendo, guardate, semplifico il circuito all'uscita come una resistenza di Thevenin, che è l'Rout, quindi l'Rout è la resistenza di Thevenin vista dell'uscita, è la resistenza di Thevenin. Se applico il teorema di Thevenin all'uscita, scriviamo così, più se. Resistenza vista se applico il teorema di Thevenin all'uscita. Poi, quindi, se applico il teorema di Thevenin avrò anche un generatore di tensione qua, e questo generatore di tensione mi darà, sarà una VTH, tensione equivalente di Thevenin. Se in realtà se ho soltanto un generatore ingresso sarà del tipo AV0' VS, per definizione questo è un AV0' per VS. Comunque in generale ci sarà un'amplificazione a vuoto per la tensione del generatore. Allora, comunque non mi interessa per il momento questo dettaglio, quello che mi interessa è la tensione Thevenin. La tensione Thevenin che cosa mi rappresenta? Rappresenta la tensione che ho in uscita a vuoto. A vuoto vuol dire se l'uscita non eroga corrente. Quindi questa qua la posso chiamare anche VUO, cioè tensione di uscita a vuoto. Allora, un modo di calcolare la resistenza d'uscita, e può essere anche un modo di misurarla sperimentalmente, a seconda dei casi, può essere invece di mettere il generatore di prova e misurare la corrente, far due misure separate, cioè misurare separatamente la tensione d'uscita a vuoto del circuito con generatore acceso, con generatori indipendenti accesi e la corrente di uscita in cortocircuito. Perché? Perché se io posso schematizzare il circuito visto dall'uscita come un generatore di tensione a vuoto con i generatori tutti accesi, no? I generatori indipendenti tutti accesi e una resistenza d'uscita, io posso fare questa operazione. Vedete, prima calcolo, misuro, a seconda che stia facendo un conto o una misura, calcolare, misurare la tensione di uscita a vuoto. Vuoto VU0. Secondo, calcolare
oppure misurare, a seconda del caso, la corrente di uscita di cortocircuito, cioè la corrente uscita di cortocircuito è quella che ottengo se metto in corto l'uscita. Corrente di uscita, se metto in corto l'uscita, vedete questa quant'è? VU0 diviso Rout, quindi la corrente di uscita di cortocircuito, IUCC, la chiamo, IUCC, è uguale a VU0 diviso Rout. D'accordo? A questo punto, vedete, se io non conosco Rout, ma conosco la tensione di uscita a vuoto e la corrente in cortocircuito, posso ricavare Rout facendo semplicemente il rapporto. Questa cosa è utile da tenere presente perché alle volte è più facile fare il calcolo in questo modo che col generatore di prova. Anche la misura, soprattutto la misura, in realtà è più semplice fare in questo modo che col generatore di prova. Cioè, il calcolo alla fine è soltanto un pochino di velocità. Nel calcolo, quantomeno a livello di esercizio, la cosa è vera perché spesso magari uno di quei risultati è noto, per esempio. Quindi tutto sommato si ottiene abbastanza rapidamente. Ok, allora quindi proviamo a fare il calcolo andando a prendere il circuito. Dunque, vediamo che circuito ci serve. Ci serve probabilmente questo. Ci serve probabilmente questo. Dunque, sì, direi che ci serve questo, però io il calcolo della resistenza di uscita la farei so per dire se farla inserendo il generatore di ingresso reale, quindi includendo anche l'RS. Mi sembra che mi complichi un pochino il calcolo, ma facciamolo senza prima di tutto, via, tanto più semplice, facciamolo senza. Allora, viene un calcolo più snello. Allora, quindi dobbiamo calcolare la tensione di uscita a vuoto e la corrente cortocircuito. La tensione uscita a vuoto in realtà la sappiamo già, perché se metto V in ingresso, la tensione di uscita a vuoto è quella che ho calcolato qua, è V, questa è a vuoto perché l'ho fatto proprio amplificazione intrinseca a vuoto, quindi è AV O' per V. Quindi la VU0 è AV O' per V. Andiamo qua e scriviamolo. Resistenza d'uscita di un resistenza di uscita di uno stadio RE con CE. Allora, VU0 è uguale ad AVO' per VS. Questo è fatto. IUCC
UCC, che cos'è? Andiamo un attimo indietro, anche questo viene abbastanza rapidamente, perché la corrente di uscita di cortocircuito è questa IC, è la corrente di, è una partizione di IC in realtà, però se io immagino di mettere in parallelo, guardate, facciamo una cosa, prendiamo questo così ce lo portiamo di là. Conto viene più. Se io prendo questo circuito, devo mettere in, faccio in rosso, devo mettere in cortocircuito questo, va bene, e la UCC è la corrente che passa qui, va bene. Rispetto all'IC che ho calcolato precedentemente, la corrente che passa di qua cos'è? È esattamente l'IC se avesse RC nullo. Quindi questa qui è l'IC di prima se avessi RC uguale a 0. Quindi posso andare a prendere l'espressione di prima che ho appena calcolato, che è questa, IC uguale VI per HF' diviso questa roba qua e la sostituisco con RC uguale a 0. Se RC uguale a 0, vedete, l'unica cosa che cambia è l'HF' perché mi diventa 0 questo termine qua. Cambia abbastanza poco. Quindi proviamo a copiarcelo, quindi viene HF' diviso HE più R1 più HF'. Quindi viene uguale ad HAV per qui ho scritto V essere VI, VI per HF' diviso HE più R1 per 1 più HF'. Va bene? Quindi a questo punto R out è uguale a VU0 diviso UCC. Cosa ottengo? Neanche, non mi sono tappato neanche le mani. Vabbè. Allora, che cosa ottengo? Ottengo che VI si semplifica sopra e sotto e mi rimane HE più R1 che moltiplica 1 più HF' diviso HE e poi c'è a moltiplicare anche AV0, AVO' che è HF detto, devo sostituire ad AVO' la sua espressione HF per RC parallelo ad 1 su HE diviso HE. Dunque c'è qualcosa che non mi torna. Questa è no, questa è HF'. Ok, sì. Questa è l'espressione che ottengo. È un'espressione più complicata del necessario. No, aspettate, no, ho scritto la V0', ho scritto del CE senza RE. No, ho sbagliato. Aspettate un attimo. Sono andato a memoria, ho scritto l'espressione. Allora, qui devo mettere, questo è HF', d'accordo? Questo è il primo termine. Qui c'è AV0'. AV0' era meno R, meno HF' per RC diviso HE più R' che moltiplica 1 più HF'. Questa era l'espressione giusta. Ok? Questa qui, ripeto, per sbaglio avevo scritto l'espressione dell'amplificatore CE senza RE. No, questa qui è la VO'. Nel fare la frazione devo mettere qui la VO'. Ora mi torna quello che volevo ottenere.
Ora mi viene quello che volevo ottenere, c'è una sottigliezza da, perché qui sembra che si semplifichi tutto e rimanga soltanto RC. In realtà c'è una piccola sottigliezza, e la sottigliezza è che questo HFE è diverso, HFE' è diverso da questo, perché l'HFE' di AVO' è con RC presente, l'HFE' di UCC è con RC uguale a 0, no? Quindi questi sono diversi, non si semplificano totalmente. D'accordo? Quindi viene una cosa che approssimativamente è uguale a RC. Perché all'incirca, cioè perché le cose non sono cambiate tanto, ma non è esattamente uguale a RC. D'accordo? Scriviamo circa RC. Non si sbaglia. Se si va a fare il conto preciso, io ormai ho preso una direzione per cui non viene immediato farlo, si vede che viene una cosa leggermente più grande di RC. Per fare il conto preciso uno dovrebbe andare a fare le sostituzioni, quindi dovrebbe ricordarsi che HF primo. Prego. Se ne deve andare, se ne va, se ne va, certo se ne va, infatti non c'è, alla fine c'è soltanto RC, se ne va. Questo meno, allora, questo meno l'ho messo qua perché ho copiato direttamente questo. Però UCC l'ho presa con un verso opposto rispetto ai C, quindi è compensato da un meno che c'è qui. Quindi alla fine il meno non c'è. Come deve essere, insomma, la resistenza comunque deve venire positiva. Chiaramente i segni a seconda del verso che uno prende per le correnti e per le tensioni facilmente si alterano. Io ho di abitudine di andare a verificare poi che il segno finale sia quello che deve essere, no? Che mi aspetto che debba essere. Quello di solito il segno dell'espressione finale è una cosa che si sa a prescindere, no? Si riesce a vedere senza risolvere il circuito in dettaglio perché dipende da questioni più di topologia che del circuito che di espressione precisa. Ecco, allora, giusto per richiamare questo discorso che stavo facendo, questi HFE sono diversi. L'HFE' è HFE meno HOE R1 diviso 1 più HOE che moltiplica R1 più RC, mentre invece quell'HF' star che è dentro l'espressione di UCC è leggermente modificato perché non c'è la. Non c'è la RC. Quindi per questo non si può fare una semplificazione immediata. Come voi potete immaginare, siccome HOE è piccolo, le cose cambiano molto poco e quindi l'effetto è praticamente di avere RC. Quando è che diventa rilevante questo conto? Diventa rilevante quando RC non c'è. Qualche circuito si riesce a fare in cui l'RC no, no, non c'è, insomma, l'RC viene praticamente infinita e a quel punto le differenze iniziano a contare, ma insomma in questo caso qui no, non vale la pena. Chiaramente l'espressione esatta si fa presto a trovare, solo che diciamo non ha senso rimettere a fare tutti i conti. Chi vuol provare può fare tranquillamente come esercizio. Oh, una cosa che vi vorrei far notare è che vedete in pratica nelle espressioni, in questo circuito qua, nell'espressione della resistenza d'uscita,
Nell'espressione precedente della resistenza d'ingresso e dell'amplificazione, guardate, la resistenza d'ingresso, anche qua c'è questo termine basta, e dell'amplificazione, la dipendenza da HOE non è mai esplicita. No? Guardate, questa è la V0 prima in alto a sinistra. La dipendenza da HOE non è mai esplicita. È sempre attraverso HF'. Va bene? Quindi in pratica voi vedete in queste espressioni dei parametri importanti per i circuiti equivalenti, quindi amplificazione intrinseca a vuoto, resistenza ingresso e resistenza d'uscita, che HFE e HIE compaiono sempre in modo esplicito, perché HF' e HFE sono molto simili, ma l'HOE è una cosa che compare sempre soltanto attraverso HF'. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se HF' è praticamente uguale ad HFE, si può trascurare di considerare nel calcolo HOE. E questa è una cosa che semplifica molto i conti. D'accordo? Guardiamo di nuovo l'espressione di HFE'. Questa qua. Quindi io posso dire tranquillamente, guardando questa espressione, che se HOE per R1 è molto più piccolo di 1, e HOE per RC è anch'esso molto più piccolo di 1, HF' è uguale a HFE e quindi HOE non conta, cioè non influenza il circuito. Se non influenza il circuito, io posso semplicemente rimuovere quella resistenza in parallelo al generatore corrente. Ora, magari, siccome i conti ve li ho fatti vedere abbastanza semplici, non sembra un effetto particolarmente significativo, però rimuovere questa resistenza 1 su HOE di solito semplifica molto i conti. Vedete, se io qui rimuovo 1 su HOE si vede sparisce una maglia nel circuito, quindi sicuramente è vantaggioso. Noi qui eravamo riusciti a girare comunque il problema facendo la sostituzione Norton-Thevenin, però non sempre la cosa riesce bene. Quindi conviene, quando si può, per semplificarsi i conti, eliminarla. Quindi prendiamo un attimo questa espressione, lasciamo una nota un pochino più esplicita. Io posso dire qua che HOE influenza il comportamento del circuito solo attraverso HF'. Quindi se 1, se 1 su HOE è molto maggiore di R1 e molto maggiore di RC, allora HF' è praticamente uguale ad HFE e HOE non ha effetto sul circuito. Quindi questo vuol dire si può approssimare uguale a zero all'inizio dell'analisi. Questa è una cosa importante che poi semplifica molto i calcoli. Quindi uno che cosa fa in pratica? Risolve il calcolo del punto di riposo del transistore. Quando conosce il punto di riposo del transistore, può calcolare i parametri di piccolo segnale, quindi valutare quanto vale HFE, quanto vale HIE, quanto vale HOE, perché graficamente o dalle derivate è una cosa che si può fare. A quel punto confronta il valore che ha ottenuto con R1 e con RC, se è molto più grande, la leva dal circuito. Okay? E questo aiuta molto nel semplificare la valutazione del comportamento del circuito. Ok?
Bene, vogliamo un altro tipo di amplificatore, sempre a un solo transistore, è quello che si chiama amplificatore stadio, amplificatore CC, cioè amplificatore a collettore comune. Cioè CC. Allora, che cosa vuol dire stadio amplificatore a collettore comune? Vuol dire che stavolta è il collettore a comune della maglia d'ingresso e della maglia d'uscita. Questo vuol dire quindi che l'ingresso del segnale va sulla base, l'uscita va sul l'uscita viene presa dall'emettitore e invece il collettore è comune delle due maglie. Quindi, per esempio, lo faccio così, posso anche rimuovere l'RC che in questo caso non è strettamente necessaria e quindi trovo un circuito che ha quattro transistori dove in realtà uno è nullo. Per esempio, questo qua. Vedete? Come lo ottengo? Faccio la polarizzazione con la rete a quattro resistenze, anche se uno è zero. Posso anche mettercela, ma non conta niente, quindi un oggetto in più che non mi influisce in circuito, preferisco eliminarlo. Attacco all'ingresso il generatore. Tra l'altro, mentre nella polarizzazione a quattro resistenze io ho un vincolo sull'RE, ricordate, deve essere sufficientemente grande in modo da rendere il punto di riposo indipendente dal beta F, e non ho nessuna condizione sull'RC, quindi ora mi fa comodo metterla a 0, la metto a 0. L'RE non la posso mai mettere a 0 per il punto di riposo. Allora, ho una capacità di accoppiamento stavolta all'emettitore perché l'uscita la prendo da là e quindi il carico lo piazzo tra l'emettitore e massa, separato da questa capacità di accoppiamento. Quindi questo è il circuito. A questo punto posso calcolare il circuito, posso disegnare il circuito per il piccolo segnale, no? Quindi piccolo segnale a centrobanda. Mi viene una cosa così, mi viene ovviamente RS, VS, RB, ho sempre R1 parallelo R2, questa è la base. Adesso attenzione, il collettore è a massa per le variazioni, no? Per il piccolo segnale è a massa perché è a tensione costante di alimentazione, quindi lo posso disegnare qui, sempre con la solita convenzione di mettere le tensioni nulle in basso. Allora, poi l'emettitore lo presento qua perché l'emettitore è sull'uscita. Tanto l'importante è che, come si dice, il collegamento tra i vari nodi sia quello, la topologia del circuito sia quella. Poi la posizione nello spazio mi conviene un po' per abitudine, un pochino perché mantenendo le convenzioni consistenti abitua a andare più rapidi, no? Nel valutare il circuito. Metto sull'uscita l'emettitore. Allora, cosa ho? Tra base e emettitore ho la resistenza HE e questa è la IB. Va bene. Tra emettitore e collettore, vi ricordate, c'è una generatore di corrente HFB. Me lo devo ricordare anche se ero cambiato la posizione. Mi devo ricordare tra quali nodi è, non mi devo ricordare la forma nello spazio, eh. È tra collettore e emettitore. E tra collettore e emettitore ho anche la resistenza 1 su HE. Poi c'è RC e in parallelo c'è RL. Quindi questo è il circuito. La tensione la prendo sull'emettitore. Ok, anche in questo caso per comodità posso andare a rappresentare posso andare a fare i conti dei parametri che mi interessano, quindi comincio con l'amplificazione intrinseca a vuoto
cosa devo fare? Devo mettere una VU in ingresso tra base e massa. A questo punto, vabbè, c'è l'RB qui, ma tanto non conta niente nell'amplificazione. Qui mi devo mettere l'HIE, qua ho HFIB, questo ammassa il collettore, l'IB è la corrente che passa in HIE, questo qua è l'emettitore, e tra emettitore e collettore c'è 1 su HOE in parallelo a RE. Ora RL l'ho rimossa, no? Perché sto solo a vuoto. Quindi questo è il circuito. Beh, la cosa è abbastanza semplice, perché la corrente d'emettitore, quella che passa qua e che è quella che va a finire nella resistenza 1 su HOE in parallelo, vedete, è la somma di IB e HFIB, quindi è 1 più HFE per IB. Quindi a questo punto io posso scrivere l'equazione alla maglia esterna, quindi equazione della maglia esterna mi viene VI uguale ad HIE per IB più, a questo punto c'è 1 su HOE scusate, in parallelo a RE per 1 più HFE per IB. Quindi a questo punto ho IB in funzione di VI e facilmente posso avere anche VU in funzione di IB, perché VU è uguale a 1 più 1 su HOE parallelo RE, che è la resistenza, per la corrente che ci passa, che è 1 più HFIB, e qui il segno è positivo. Una volta che ho queste due cose, posso calcolare l'amplificazione intrinseca a vuoto. AV' è VU per definizione. È V su VI, in questa circostanza. Se vado a fare il rapporto, vedete cosa succede: mi sparisce IB e mi viene qua 1 su HOE parallelo RE per 1 più HFE diviso HIE più 1 su HOE parallelo a RE che moltiplica 1 più HFE. Va bene? Allora, considerazioni importanti. La cosa più importante da notare è questa: AV' è innanzitutto positiva. Questa è una cosa che si vede, che VI spinge la corrente IB verso destra e quindi la corrente HFE più 1IB causa una caduta positiva su VU. Quindi questo è diverso rispetto a quello che avevamo visto negli altri due stadi precedenti, no? Negli altri stadi precedenti l'amplificazione veniva negativa, cioè invertente della fase. In questo caso la fase d'uscita è concorde con la fase d'ingresso. Ok? L'altra cosa che dovete notare è che per costruzione quella frazione è minore di 1, perché il denominatore ha, innanzitutto i termini sono tutti positivi, e poi il denominatore ha la stessa cosa che c'è al numeratore più un pezzo, quindi chiaramente la frazione è minore di 1. Ok? Queste sono le due osservazioni da fare. Nella pratica si riesce, siccome questa resistenza che si somma ad HIE, dimensionamento è una resistenza, ha questo termine 1 più HFE che può essere molto grande, ma può essere facilmente un centinaio, spesso HIE è piccolo rispetto all'altro addendo, quindi questa frazione sì, rigorosamente è più piccola di 1, ma è molto vicina a 1. Quindi spesso AV0' è quasi 1, rigorosamente più piccola, okay? Però non può essere mai più grande, questo è chiaro.
Quindi ricordate, giusto per fare un confronto, abbiamo detto che con uno stadio CE si poteva ottenere un'amplificazione anche di 100, mettendo una resistenza sull'emettitore si cala questa amplificazione e in questo modo si porta addirittura a un valore più piccolo di 1. Ok? A questo punto uno legittimamente si deve chiedere, vabbè, ma allora a che serve? Ok? A che serve un amplificatore che ha un'amplificazione più piccola di 1? Mi serve perché dovreste ricordare che cosa abbiamo detto di un amplificatore. Innanzitutto abbiamo detto due cose, possiamo avere un'amplificazione di tensione e possiamo avere un'amplificazione di corrente. E un sistema si comporta da amplificatore quando ad essere amplificata è la potenza, d'accordo? La potenza sul carico è più grande di quella che eroga il generatore. Ora, in questo caso, se vedete il circuito, la corrente che può andare sul carico, ora quella è a vuoto, quindi il carico non c'è, ma la corrente che può andare sul carico è una frazione che può essere anche alta di IB per 1 più HFE, d'accordo? Poniamo che ci vada tutto, poniamo che ci vada la metà, dipende dalla proporzione tra le resistenze tra la resistenza al carico e quella interna, uno su HV parallelo al re. Ma insomma, ora facciamo un discorso un pochino generale. La corrente che eroga il generatore, poiché RB di solito è grande, è praticamente IB. Quindi questo tipo di amplificatore può dare al carico una corrente molto più grande di quella che eroga il generatore. Per cui, anche se l'amplificazione di tensione è minore di 1, l'amplificazione di corrente può essere molto grande, facilmente arriva all'ordine 100. Okay? Per questo motivo questo è un amplificatore, perché poi quando vado a fare l'amplificazione di potenza, quindi la potenza che eroga il carico è più grande della potenza fornita dal generatore d'ingresso, perché anche se al carico arriva la stessa tensione che fornisce il generatore d'ingresso, però ci arriva una corrente molto più grande, quindi il prodotto delle due, cioè la potenza, è effettivamente più grande. Va bene? Quindi, no, uno stadio a collettore comune ha tutti gli effetti un amplificatore, perché la potenza sul carico è maggiore della potenza erogata dal generatore. Questa è la prima considerazione. Poi andiamo a vedere la resistenza d'ingresso. La resistenza d'ingresso, prima di passare all'uscio precedente, possiamo fare una considerazione già su questo circuito. Cosa vede il generatore d'ingresso? Vede RB e poi vede in parallelo il resto del circuito. La resistenza vista, diciamo, a destra della base, così, che cos'è? È la corrente IB, V è la tensione applicata, sarà VI diviso IB, che ho già calcolato perché vedete qui io ho VI in funzione di IB. Quindi V su IB lo posso tirare fuori da questa espressione a destra, RB la conosco e quindi la resistenza d'ingresso si scrive subito. Quindi resistenza d'ingresso è Rin, è uguale a RB parallelo a V su IB. Va bene? Quindi VI su IB è HE più RE1 parallelo a 1 su HE che moltiplica HFE. Più 1. Qui c'è da notare questo termine, no? Perché in questo caso può essere grande. Negli altri due stadi la resistenza ingresso non veniva. Beh, nello stadio RE poteva venire, nello stadio CE con RE poteva venire anche grande. Anche in questo caso può venire grande per lo stesso motivo, perché c'è quel termine HFE più 1 a moltiplicare.
nel stadio CE con RE avevamo un termine HF' più 1, ma insomma l'ordine di grandezza è lo stesso. Va bene, a questo punto ci manca la resistenza d'uscita. Proviamo a vedere se riusciamo a farla su questo, senza girare pagina. Allora, proviamo a farla nel modo che abbiamo appena visto, quindi VU 0 diviso IUCC, dobbiamo calcolare questi termini. Allora, torniamo indietro al circuito, vediamo se riusciamo a farlo. Dunque, cosa devo fare? Devo immaginare di... beh, prima a vuoto l'ho già fatto, no? Quindi è questa qua, è AV O' per VI. Questo è perché sono già a vuoto in questo caso. Quindi allora VU0 uguale a VO' per VI. Questo l'ho già fatto. Successivamente devo calcolare IUCC, torniamo indietro. No, non così indietro, così. Allora, come si calcola la corrente? Di cortocircuito? Devo prendere questo e mettere in corto, ok? Se metto in corto, qui dentro non passa più corrente, cioè tutta la corrente che passa nel ramo, nell'uscita è IB per 1 più HFE. Allora, facciamo il conto preciso, ridisegno il circuito, è meglio perché ci si capisce meglio. Allora, io metto qua, ho qui VS, qui metto, no, cosa ho detto? Qui ho HIE, qui c'è HFIB, questo è IB e qui c'è un cortocircuito. Va bene? Quindi questa qua è la IUCC. Qui ci sarebbe un'altra, qui ci sono, c'è quell'altra resistenza, però capite bene che se c'è un cortocircuito in parallelo, quell'altra resistenza non vedete corrente, no? Tensione applicata nulla, quindi corrente non ci passa. Allora, in questo caso è facile il conto perché la IUCC, che cos'è? IUCC è uguale a IB per 1 più HFE. E la IB è VS diviso HIE, perché vedete, la maglia d'uscita ha come resistenza di maglia soltanto HIE. Quindi qui viene VS diviso HIE per 1 più HFE. Ho scritto VS, ma poi l'ho chiamata VI, quindi scusate, fatemela chiamare VI. Okay. A questo punto posso fare il rapporto Rout uguale a V0 su IUCC. Faccio questo rapporto, mi viene AV0' AV' per HIE diviso HFE più 1. Va bene, mi basta scriverlo così. Mi torna. Allora, al posto di AV' posso sostituire l'espressione che abbiamo trovato prima. Vabbè, insomma, mi cambia poco. Tanto io a me interessa poco scrivere l'espressione precisa perché tanto ci ricordiamo che più o meno fa 1, un po' meno di 1, quindi insomma, un numero che si ricorda abbastanza facilmente. Cosa si ottiene da questo tipo di considerazione? Si ottiene il fatto
si capisce il fatto che questa resistenza verrà bassa, perché vedete, al numeratore c'è una cosa che è più piccola di HIE, al denominatore c'è un coefficiente che è dell'ordine del centinaio, quindi butta HIE giù in modo molto significativo. Negli altri esempi di stadi, nell'espressione della resistenza d'uscita non c'era un HF al denominatore. Praticamente c'era l'RC parallela a 1 su HOE, c'erano cose grandi. Qui adesso c'è un teme a dividere molto grande, per cui questo tipicamente viene piccola. Va bene, facciamo una pausa.